Ah, Brian, Stevie si è impossessato del nostro letto, cerco un posto per dormire. Ciao, Chris. Sai, stavo pensando, quando avevo la tua età, mio zio Roy divise la sua birra con me. Io la bevvi e mi eccitai a tal punto che mi addormentai. Dovevo essermi girato e rigirato tutta la notte, perché quando mi svegliai ero nudo. Non l'ho più visto da quella volta, zio Roy. Seppi che non eravamo neanche parenti. Ad ogni modo, quella birra che ha diviso con me è stata l'esperienza più ganza della mia vita. Devo essere difettoso. R2 non ha un tuo backup di memoria. Oh, per carità, l'archivio di R2 è notoriamente inaffidabile. Tu sai giudicare meglio di noi. Abbiamo altra scelta. Se questa missione fallisce, sarà stato tutto inutile. Tutto il lavoro di tanto tempo. Che stai facendo, Treppio? Do un'ultima occhiata, signore, ai miei amici. Glielo sto dicendo in faccia questa volta. Io pretendo un aumento di salario e lo pretendo subito. Come osi entrare qui dentro a fare delle richieste e a pretendere aumenti? Non lo vedi che sono occupato? Sì, so quanto sia faticoso ordinare un casco coloniale con aria condizionata a Sharp Remake. Se non sei felice qui, forse è arrivato il momento di andartene via. D'accordo allora, brutto spilorcio represso che non è altro. Io me ne vado. Oh, bravo, vattene subito, vattene. A proposito, ha chiamato una persona che vorrebbe finanziare il suo spettacolo. Beh, e allora chi è? Era. Credo che domani lascerò a te il laser. E tu controlli l'ISOP 2000, stupendo. No, non sarai mica sorpreso. Peter Benton, il dottor Romano. Dottor Benton, aspetti. Liz mi ha parlato di lei. È un onore. Mi dica, per lei Chris Rock fa ridere? Scusi? Il comico della TV. Durante il suo programma dirà negro bastardo almeno 50 volte e la critica lo considera un genio. Se lo facessi io scommetto che mi spaccherebbe la faccia senza pensarci due volte. Io lo trovo divertente. È stato un piacere. Ci vediamo domani. Hai ragione, è in gamba. Beh, sono un'ex celebrità con un lavoro al minimo salariale, come quegli attori del mio amico Arnold. Tutti i giorni, ogni giorno. È terribile. Ora si sentiranno una merda, almeno quelli ancora vivi. Scusa il disturbo, ma io e mio figlio stavamo ammirando il tuo sacchiotto. Hai mai considerato di vendere l'orso? Lo voglio. Io non sono l'orso della puttana. Senti, siamo interessati all'orso. Se vuoi raggiungere un accordo, questi sono il mio indirizzo e il mio telefono. Mi puoi chiamare quando vuoi, va bene? Senz'altro, ci vediamo. Stammi bene. Ma che cazzo? Ti immagini che mi farebbe quella piccola carogna? Non te la prendo. Dai, troviamo un posto migliore per farci questa canna. Papillà, vieni qua di dentro. Oh, sedere. So fai il mio destino molto carino, io credo. Ora voi ancora non ho fatto vostra lista, ma voi sa chi vuole vostro matriaggio in casa in sec de gianvaio, chi? Scusi, ha detto? Sì, è vero, ci piacerebbe il matrimonio in casa il 6 di gennaio. Io adoro i matriaggi in casa. È molto personabili, intimitosi, molto favolosi. Buongiorno, miei Weasley. Buongiorno Arthur. Che nottata. 9 ispezioni, 9. E tu chi sei? Oh, mi scusi, signore. Sono Harry, signore. Harry Potter. Santo cielo. Sei proprio tu. Ron ci ha parlato di te, naturalmente. Quando è arrivato, Harry? Stamattina. I tuoi figlioli hanno guidato la tua macchina incantata fino al Sarre e ritorno stanotte. Ma davvero? E come andava? Una meraviglia. Voglio dire... Avete fatto molto male, ragazzi. Molto, molto male. Dunque, Harry, tu devi sapere tutto sui babbani. Qual è, con esattezza, la funzione di una papera di gomma? Il cioccolato non è un prodotto come gli altri. Ma certo. Troppa gente associa il cioccolato ai dolciumi, mentre invece... Il gusto amaro? Prego. L'importante nel cioccolato è il gusto amaro. Quello che lo differenzia dai dolciumi. Lei conosce bene l'argomento. Beh, imprescindibile. Non l'avrei detto meglio. Le piace il cioccolato? Piace a tutti il cioccolato. Dico, le piace davvero il cioccolato? Beh, per farne una professione è necessario. Quanti anni ha di esperienza? Ho cominciato a specializzarmi a 18 anni, ma già prima... Prima? Sì, quindi sono... Stiamo fallendo. Quasi fallendo. Oh, peccato. Per questo abbiamo bisogno di una come lei?